Bella a tutti ragazzi e bentornati su un nuovo video di Melasvapo. Hola amigo, ciao. Oggi box full meccanica di casa Heilong, Geelong, non so esattamente come si pronuncia. Tu che sei cinese, come si pronuncia? Geelong. Geelong. Per l'esattezza, Predator, nel nostro caso verde. E c'è anche nera, c'è anche nera. Esiste anche in colorazione nera. Vi lasciamo il link in descrizione se volete dare uno sguardo a tutte le colorazioni disponibili. Box stampata completamente con stampante 3D, completa di atomizzatore in vetro Pyrex. Ma direi di andare a vederla più da vicino e poi tirare insieme due considerazioni. Heilong 3D Printed Squonker. E all'interno della confezione troveremo solo ed esclusivamente la box con preinstallato l'atomizzatore. Box completamente in fibra di nylon stampata con stampante 3D. Sullo sportellino anteriore di colorazione verde presenta in alto rilievo il volto di Predator, per appunto infatti la box si chiama Predator, e l'occhiello per lo Squonk. Sul lato il tasto Fire, molto molto morbido, cigola un pochettino, ma molto morbido. Sul posteriore non riporta niente e neanche sul fondo. Nella parte alta, come potete vedere, questo atomizzatore con il cap in Pyrex, esteticamente parlando, molto molto carino a vedersi. Cominciamo a vedere la parte interna della box, rimuoviamo lo sportellino che è calamitato e trattenuto da due magneti, uno in alto e uno in basso, magneti contrapposti ovviamente, uno qui e uno qui. Una box completamente full meccanica, come potete vedere, molto molto semplice. Lamelle in rame 100%, la lamella del negativo, come potete vedere su questo lato, ha l'isolante solo ed esclusivamente su questo lato. Potevano isolarla fino in fondo, non so perché non l'hanno isolato fino in fondo. Andrà a fare contatto premendo il pulsante Fire su il polo centrale, come potete vedere. Qui in alto invece troveremo lamella sempre in rame del positivo. Preinstallata ci sarà una boccetta soft da 13 ml. Boccetta ovviamente removibile. Vediamo il foro per l'immissione di eventuale refill. Pin centrale autoregolante, perché come potete vedere andando a svitare l'atomizzatore poco a poco lui risalirà, quindi è autoregolante. E nella parte sovrastante ci troveremo di fronte alla tazza con attacco 510, per l'appunto con pin autoregolante. Diamo uno sguardo rapido prima di rigenerare l'atomizzatore. Un atomizzatore un po' particolare, possiamo definirlo così, con questo cap in vetro Pyrex. Sulla parte sottostante riporta Designed by Heilong, Geelong, non lo so sinceramente, marchio C, marchio di smaltimento. Pin con foro ovviamente bottom feeder, questi o-ring di tenuta doppi fucsia. Sono andato a creare una resistenza 5 spire di cantal 22 girate su punta da 3. Faremo due resistenze, quindi una dual coil. Cominciamo ad andare a installare la prima. Come deck di rigenerazione non è tra i miei preferiti, anzi direi che l'odio già a priori, eh. Installiamo la prima, teniamoci più o meno a misura, tagliamo le eccedenze. Sono andato ad installare le due resistenze, facciamo qualche attivazione. E voilà, andiamo a cotonare. Userò Natty Wick Platinum Blend. Non ce ne va troppo perché la vaschetta non è proprio profondissima, quindi andiamo a ripiegare all'interno, come al solito, ormai siamo abituati a farlo e a rifarlo, ragazzi.
Cosa positiva secondo me è che il liquido uscirà da qui in alto e quindi poi andrà a bagnare nelle due vaschette laterali, quindi non ci saranno problemi di occlusione da parte del cotone per quanto riguarda il buco dello squonk. Andiamo giusto a bagnare un po' il cotone. Come potete vedere la resistenza sono andato a farla parallela alla presa dell'aria. E in ultimo, ma non per importanza, andiamo a installare la nostra batteria. Pannellino frontale, che ha un buon incastro e zero gioco. Proprio zero gioco, ragazzi. Voglio ricordare le dimensioni totali della box: 25x45x80. Quindi anche in mano risulta molto molto piccola e riesce a supportare tranquillamente atomizzatori anche da 25 mm. Bene ragazzi, questo è quanto. Andiamo a tirare due considerazioni insieme a Faricchia. Box BF full meccanica, lamellata in rame da stare 25-30 euro, direi che ci siamo. Direi di incominciare a parlare come al nostro solito dei materiali di costruzione. Completamente in fibra di nylon, quindi costruita in fibra di nylon, stampata in fibra di nylon, scusate, con questa tazza sopra, con quell'anello, quell'o-ring che ci permette una miglior tenuta, quindi una miglior risalita anche del liquido. Pulsante, come avete potuto sentire prima, durante il dettaglio, un pochettino fastidioso il rumore perché era un po', come dice Faricchia, ic, cigolante, ma con l'utilizzo è sparito questo rumore fastidioso, quindi si è fatto un pochettino lo spazio nella sua sede a quanto pare, quindi c'era magari dell'avanzo di lavorazione, quindi se n'è andato e a questo punto il rumore di conseguenza è andato via. Buon ritorno anche. Un buon ritorno. Pensavo che rimanesse incastrato perché faceva anche quello all'inizio un po' di resistenza proprio al ritorno, invece si vede che anche in quel caso c'era sempre, quindi essendo stampata in 3D c'era un pochettino d'avanzo di materiale di lavorazione. Come dicono i vecchi, doveva solo farsi. Per il resto, sia sportellino che lato estetico, è rifinito tutto bene. Sportellino veramente tenuta ottima, fin troppo, addirittura per tirarlo via devi tirarlo veramente come un balordo. Il resto è un predator. Però, cioè, tiene veramente parecchio, perché tengono sia le calamite, perché sta su solo con le calamite, e in più si incastra anche. Boccino da 13 ml, quindi di mamma capienza mia, ne abbiamo parecchia. Atomizzatore che esteticamente è carino vedersi. Ma a me sì, piace. Cioè tutto in vetro Pyrex così. Puoi vedere l'interno, carino. Però collegandoci per appunto alla boccetta, quando si va a squoncare, essendo che le prese dell'aria poste sui fianchi sono poste troppo in basso sull'atomizzatore, quindi quasi a pari della vasca, basta che il liquido si squonchi un goccettino di più e esce fuori. E fa il vulcano così. Esatto, e si va in oversquonk, quindi fare l'oversquonk su una box meccanica non è mai carino. Quindi l'atomizzatore, oltretutto, bello perché è in vetro, eh? C'è un'altra particolarità, scalda come non so. Proprio quello che volevo dire, essendo in vetro scalda tantissimo, quindi puoi fare massimo due svapate, una in fila all'altra e dopodiché bisogna aspettare. La resa aromatica discreta, perché è discreta, non è pessima, è discreta, ma come vi dicevo in fase di rigenerazione, quelle due torrette lì da rigenerare, veramente un incubo. Discreta, dai, ma nulla sì, di particolare, discreta. Sei, via. L'atomizzatore in sé si prende una sufficienza, sei quindi 6 e mezzo, per l'estetica gli do questo 6 e mezzo perché è carino da vedersi. La box in sé, per essere una meccanica, piace. Sul subito aveva qualche, sai,
magagna per quanto riguarda, sai, questo pulsante che ho detto, ma secondo me non è che ritorna proprio bene. Poi aveva questo cigolio, invece no, tutto Si è nel ripresa molto bene. complesso, qualità-prezzo ci siamo. Quindi per me un 7,5-8 se li prende. La box 7,5-8 se li prende. Volevo dire anch'io proprio quel voto. Perché tutto sommato è economica, 25 euro spedita a casa da comunque un sito Gearbest, ci sta ragazzi. Se siete interessati a una box simile a questa, meccanica, full meccanica, da stare all'incirca su quella Fascia fascia di di prezzo. prezzo, noi vi consigliamo questo prodotto perché comunque Assolutamente. E funziona tutte le sue bene e si derivate. comporta bene. Detto questo, ragazzi, come al solito, vi invitiamo a iscrivervi ai nostri canali social che trovate qui sotto perché sennò siete dei bufus. E siete un po' buffo, eh. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi anche al nostro canale, lasciate un mi piace al video e andate a vedervi anche tutti gli altri precedenti. Ciao ragazzi, e alla prossima video recensione. Stay tuned ed enjoy svapo. Ciao. Bella, bufus.